Le bianche di contare in verticale, ma dovrebbero essere una. Vieni con me, scusate, si fa per ridere. Allora, contiamo se sono 15 come io ricordo. Allora, Paola, fammi una cortesia, vieni qua, fai tutto lo zigzag. 20 di così! 20 di così! Ok, allora abbiamo 10 per 20 e là in fondo quando le siete. Ma come è brutalmente fosse fatta bene? Allora, contala un po', ma sono 2, 4, 6, 8. Allora, abbiamo quindi 7 file da 20 e 3 da 8. Ma sono visita la data, che tu non potevi scegliere che la carta pare, scelto quella di mezzo, che giustamente è la varia. Beh, allora abbiamo scelto. Perfetto, allora adesso fammi un ultimo favore, devi dirmi un numero. Ti spiego un dettaglio preferibile dare la faccia al pubblico per una serie di voti. Allora, dicevo, un numero da 1 a 10. 4. 4, perfetto. 1, 2, 3, quarta fila. Ok? Adesso ci avete parenti in quarta fila, quindi dite la verità, se succede un casino planetario. Succede mazzi. Se mi sta dando così bene, fino a mo'. Va bene, allora, visto che io in quarta fila non conosco nessuno, ho un numero alla quarta fila, lo faccio dire. Conoscete gente in quarta fila? Mi dà la verità. Voi non perfetto, dicevo il professore. Conoscete gente in quarta fila? Si guardi bene intorno, mi dica, lei conosce qualcuno in quarta fila? Chi è che non conosce nessuno in quarta fila? Agite il numero, guardi, chi è che non conosce nessuno in quarta fila? Va bene, lo dico io. Allora, quarta fila, posto 6. Lo metti che è l'unico vacante? Contate, 1... 2, 3, 4, 5. Chi c'ha il numero 6 di qua? Alessandro? Alessandro, vieni che mi il cellulare, vieni Ale! Vedi che sono fatti in famiglia, allora. Grazie Alessandro, vieni, vieni. Vieni Ale, vieni che ti regaliamo un telefonino cellulare. Lo apriamo anche, così vediamo anche in modo lei. Fate un applauso agli amici di Eurotel, grazie! Bella signorina, oh, allora vinci il telefono cellulare, sei contenta, di la verità, chi lo regalerà, chi lo svolge, guardi come a dire che managgia fai, no, è un cellulare, beh, funziona, giuro, non è un pacco. Sei italiano? No, sei un po' in più, penso un po' di imbarazzo. Ok, allora facciamo così, ragazzi, per cortesia accompagnate questa signora, fate un applauso a questi miei tre collaboratori. Gente che si trova a discar, problemi, bambini che cammino, vedo un po' di affaticamento, comincia a cogliersi, c'è la scuola di pipì? Signora, se mi aiuto? Cambio del pallolino, pipì, qual è il problema? Cazzi sotto, ok, perfetto, no, nel senso non si dicono le parolacce di scappato, non si dovrebbe. Ok, la pianto qui, facciamo tornare padre Tiziana sul palco e naturalmente anche il maestro Luongo, perché adesso chiudiamo in bellezza e poi, una cortesia. Posso avere cortesemente una brochure della Biorchestra, perché io non vorrei, non so se ce l'avate l'anno scorso, ma ben la ci ha presentato. Non so se l'anno scorso ce l'avate, l'ho presentata. E allora mi fate arrivare la lista di tutti i nominativi? Fate un applauso a Cinzia Martini. Fate un applauso. Questa donna meravigliosa. Oh, allora, fammi controllare se c'è tutto, che l'anno scorso ne mancava qualcuno. Perfetto, ci dovremmo essere tutti. Allora, maestro, prego, con le sue voci, facciamo un grande omaggio al maestro dei maestri. Per gli altri vi ho raccontato delle cose, credo che per questo artista ci sia bisogno soltanto di un nome e un cognome. Renato Carosone, a voi. Thank you.
stracciare. Che dice? Ok? Però la cantate insieme, unisono, come viene, d'accordo? Da capo, ragazzi!